Ciao ragazzi! Ciao! E ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video su Toca Life World. Finalmente ci siamo decise a scaricare e provare la nuova casa che è uscita già da un po' di tempo, però noi avevamo altro da fare e quindi non l'abbiamo scaricata. Sì. Ok, bene, c'è anche il regalo alla posta, perciò vai Alissa, non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere che cosa c'è di nuovo. Siamo ancora in modalità sportiva, c'è un pacchetto dorato e... No, lo zaino anguria, non ci credo! Ok, un tappetino, un cappello da spiaggia, una borsa da riempire con quello che vogliamo. Rose come te! Una lampada! Ma è bellissimo, ragazzi! Secondo me hanno pensato proprio un po' a noi, perché hanno messo una cosa rosa e un'anguria. Secondo me in Toca World ci conoscono, guarda. Cioè non è possibile che casualmente hanno messo proprio l'anguria e la borsa rosa. Dai. Infatti. Non è una coincidenza, ragazzi. Comunque adesso andiamo a vedere il nuovo scenario. Sì. Casa romantica sulla spiaggia. Wow! No, guarda! Bellissimo da ridare, 102 pezzi. Ok, dove la mettiamo? Qui. Però casa sulla spiaggia e poi non c'è la spiaggia. Potremmo metterla qua vicino dove c'è un laghetto. Però dopo ci si distrugge quella, vabbè. Non è vero, mamma. Hai visto che col nuovo aggiornamento si possono spostare le case, vero? No, non lo sapevo. Sì, è il nuovo aggiornamento. E io non ero aggiornata. Non ero aggiornata sul nuovo aggiornamento. Ecco, lì sì che ci sta bene qua. Oh, vai. Che bella! Io adoro troppo questa animazione quando si costruisce. Sembra proprio un nuovo scenario proprio. E infatti lo è. Ok. No, guarda che bello. Abbiamo una spiaggia privata. Con il mare privato ci possiamo mettere i pesci che li possiamo prendere all'acquario anche. Oh? Ok. Ho già trovato un mini segreto. Sì, era una conchiglia segreta. È un diamante. Al posto del diamante hanno messo questo. Infatti se vedi è più luminoso. Vediamo. È vero, è luminescente. Perciò è un diamante in formato conchiglia. Ok, torniamo di giorno e andiamo a vedere la casa. Solo che non siamo vestite da mare. Allora ci dobbiamo trasformare. Vai, trasformiamoci. Ed eccoci. Siamo abbastanza romantiche? Secondo me sì. E allora andiamo a vedere la nostra casa estiva. Oh, che bella. Questa stanza è molto grande. Questa è adatta per accogliere i nostri ospiti che vengono a trovarci al mare, per scroccare la nostra ospitalità e farsi il bagno nel nostro mare privato. Poi qui c'è Questo sai cosa mi ricorda? Mi ricorda molto quella stanza tutta arcobaleno. Beh, magari è lo stesso architetto che l'ha progettata. Beh, quindi abbiamo anche un balcone. Dove ti puoi sedere? Wow, qui ci beviamo il nostro succo di frutta fresco al mango. Poi di qua... Qui ci possiamo fare il bagno, ovviamente. Sì, perché è molto piccolo. Oppure andiamo a fare la pipì in mare. Cosa dici? Tutti lo fanno, anche se non lo ammettono. Allora, i mobili sono bellissimi, hanno dei colori super aesthetic. Vediamo un po' la cucina. Ah, il barbecue. Qui si cucina all'esterno, non ci serve la cucina in casa, proprio sulla spiaggia. Ma io lì voglio prendere il sole, tu mi ci metti il sì, fumo, ma andiamo qua. Mi intossichi. E poi, che ne so, se mi cade una forchetta nella sabbia si sporca subito. Ok. Per quello, per fare le feste sulla spiaggia proprio, giusto, i ricevimenti. Anche un matrimonio, perché è la casa romantica, quindi è possibile anche per chi magari si va a sposare. Infatti quei vestiti che ci siamo messi possono essere anche dei vestiti da sposa. E ho visto che c'erano anche maschili, sempre con dei toni molto pastello, belli. Oh, guarda, vedi che c'è anche la torta di nozze. Guarda che anguria. Ce ne sono le cozze. E poi Sono di cozze. Vedi? Ah, io pensavo volevi dire ce ne sono di cose e ti fossi sbagliata, invece volevi proprio dire le cozze. Ma lo sai che hanno anche scoperto come si fanno la ricetta per questa? E come si fa? Non lo so, credo tipo la farina. E il pesce. No. E le conchiglie. Sì. Prova. No, ma non credo. Vediamo che su qua. Rosa! Vediamo questo. Lancetta! Ma allora non dobbiamo andare a caso. Eccola!
Vedi, però avevamo indovinato un po', la cozza con la farina. Giusto. Certo, wow. Non ha molto senso, che la farina con la cozza fa una torta a forma di mare, però vabbè. No, perché la farina intende l'impasto. Sì, ok, però di solito le torte non è che sono fatte davvero con il pesce, anche se sono a tema mare. Invece guarda, qui ti fai un bel riso alla pescatora, lo spiedino di gamberi e verdure. I giocattoli? Giusto, i giocattoli. Ah, il falò! Vado. Mettiamo il falò sulla spiaggia. Wow. No, che bello! Oh, bello! Beh, la chitarra al falò. Ci sta perché si suona, sì. Intanto che si sta tutti intorno al fuoco. Questo cos'è? È un letto. Sì, un lettino. Però rimane con gli occhi aperti, perciò. Anche per prendere il sole, forse. O forse è un materassino da mare. Vedi se galleggia? Sì. Sì. Possiamo farci il bagno di mezzanotte. Vero. Vabbè, ragazzi. Adesso abbiamo dato una sbirciata veloce, noi ora arrediamo la nostra casa e poi vi facciamo vedere il risultato. A tra poco. Ok, Alissa, ci hai messo poco a finire questa casetta, vedo, eh? Era giorno, adesso è notte. Nel frattempo abbiamo anche cenato, siamo uscite, abbiamo fatto un po' di cose. Comunque, finalmente questa casa è pronta. Io non l'ho vista perché sono andata a fare la spesa e ho lasciato Alissa qui a fare tutto da sola. Sì. Perciò adesso avrò la sorpresa insieme a voi. Ok, allora, eccoci qua. Belle eleganti, siamo sulla spiaggia. Vai, spiegami. Allora, qui c'è una tavola da surf su dove tu ti puoi qui sedere. Ah, è una piattaforma galleggiante su cui poter prendere la tavola da surf. Sì, oppure anche riposarsi un po' qua e scattare le foto. Che bella, che cosa abbiamo fotografato però? Queste lucciole però adesso non ci sono, sono già programmate le foto. Ok, i coralli, tutto... Beh, questi ci sarebbero, guarda, quelli là. Sì, questi li abbiamo appena fotografati. E qua dietro ci sono tutte le bolle arcobaleno. Che belle, qui hai usato un trucchetto per metterle. Sì, ho usato questi, però li ho coperti perché sennò certo. Non li volevo far vedere. Così è un effetto più bello. Proseguendo, qui ci sono dei piccoli tappetini. Asciugamani per prendere sì. Il sole e riposare. Oppure, come preferisci tu non abbronzarsi, ti siedi qua sull'ombrellone e ti bevi la tua bevanda. Wow! Poi, di qua per la sera. La serata karaoke? Sì. No, che bello! Ma sei stata bravissima! Il falò per suonare e cantare, bello! Vabbè, dobbiamo invitare i nostri amici! Sì, infatti dopo arriveranno. E intanto qui, mentre intanto è ancora giorno, possiamo qui sedersi sul cuscino, magari c'è ancora caldo e lo spegniamo, e ci rilassiamo con la musica. Oppure possiamo andare di qua... Per chi preferisce, come magari i papà, cucinare il barbecue. Qua c'è un po' Hai già preparato anche gli ingredienti giusti. Guarda, carne, bacon, pane. Così. Wow. Li uniamo e ci possiamo mangiare il panino. E come sempre adesso mi viene fame. Ma perché lo mangi tu? Scusa, prima gli ospiti. Tanto c'è ancora questo. Ma io voglio anche il bacon. Non lo so se si può fare col bacon. E prova. O forse sì. Ma no, per terra, io non voglio mangiare le cose sporche. Ti piace? No, prova a unirlo ora con la carne. Non si toglie. Vabbè, basta, lasciamolo lì. Andiamo avanti. Andando avanti, facciamo finta di niente. Ok, no, vabbè, il buffet è freddo. Sì. Bello. Qui ci sono un po' i vari tipi di conchiglie o alghe, poi le due angurie, questo è un cocktail all'anguria e questo invece è una macedonia, poi invece qua c'è il couscous, i frutti di mare, il riso, insomma comunque un bel piatto di frutti di mare. Qui ci sono i due gelati, io voglio quello a destra, poi guarda si abbina anche ai fiorellini che ho addosso, beh anche tu in realtà. Allora questo qui, buono. Ok. E senza lavarli li rimettiamo lì per i prossimi ospiti. Per chi invece non vuole stare in piedi può prendere il suo piatto e accomodarsi. Wow, ma dai, hai pensato a tutto. Sì. Poi
Di qua c'è la torta che si può... Alla fine della festa mangiamo la torta per dopo. Dai, aspettiamo gli ospiti almeno per la torta. Giusto per quella. Poi però di qua è finita la festa perché adesso questa è casa nostra. Mm-hmm. Qui c'è il nostro armadio con il mio zainetto. Mm-hmm. Brava, con... le cose che abbiamo trovato alla posta. E invece il tuo con un cappello che poi puoi metterti. E anche dei vestiti di ricambio. Ma io li ho messi così in quest'ordine con la tua busta rosa e questa qui, perché hanno gli stessi colori, se noti. Così abbiamo proprio i cambi. Poi io qua intanto mi rilasso, tu vai. Ma bello quel tubo che fa uscire le bolle, ma era sempre tra le cose che abbiamo trovato in questo scenario? Sì, sì, è una luce. No, bellissima, questa non l'avevo vista. Così ci prendiamo di nuovo il nostro cocktail e ce lo beviamo qua. Bello. Qua intanto ci sono due statue, una del polpo e una dei coralli. Qui ci sono gli snack segreti per gli spuntini di mezzanotte. Quando gli ospiti sono andati via, noi tiriamo fuori marshmallow, patate e cioccolato. E nell'altro cassetto? E di qua invece altro cibo. Ma dai, le ciambelle nel cassetto del Comò. Cioè, ma non si è mai visto le ciambelle nel cassetto del Comò della camera da letto? E la tortina. E la tortina, ma vabbè, vabbè. È un cassetto frigorifero? Sì. Vabbè. Ok, e poi qui c'è un letto, però una dorme e l'altra che fa invece va a ballare. No, io dormo qua perché mi vede. No, vabbè, no, poi... Una dorme sulla spiaggia. No, o sul water. Sul water, sì. Bello, non l'avevo visto. Oh, fammi vedere il bagno. Qui ci sono le luci. Mm-hmm, bello. Lolli. Bellissimo. Però sai cosa manca, Lissa? Mm. La palma, quella che io uso per pulirmi sotto a Cavord. La posso mettere? Metti la palma, perché io uso la palma al posto della carta igienica. Che tra l'altro manca anche la carta igienica. Vabbè. Metti la palma, la ma palma. Vuoi la palma? La palma. Vediamo se c'è... Guarda, aspetta, da quello mi gratta, dai, c'ha le punte, mi faccio male. Deve essere una foglia morbida. Ma c'è proprio la palma. È quella voglio. Mettimela, mettimela in bagno. Brava. Ecco, io mi stacco le foglie di palma e mi pulisco. Oppure una bellissima vasca vuota e qua intanto lo specchio. Diciamo che nel bagno mancherebbero un po' di accessori, secondo me, che ne so, vabbè, uno shampoo, qualcosa, vabbè, è un po' minimal come bagno. Cosa vuoi? Un coso? Cos'è di quello? Ghiaccio? Un bidet a forma di conchiglia? Ghiaccio! Vabbè, mi faccio il bidet lì, dai, un bel bidet ma fresco. Ghiaccio. Ma me lo faccio fresco. Ma ghiaccio! È bidet di ghiaccio, è la nuova moda del momento, non li vedi ma TikTok? Frigo. Vabbè, Alissa non mi accontenta. Cioè, ci devo vivere anch'io in questa casa. Se io mi voglio fare il bidet col ghiaccio, perché me lo vuoi impedire? Perché non è normale. Non è normale, vabbè. E allora che cosa me lo faccio il bidet? Non c'è il bidet. Il bidet esiste solo in Italia, in Toga World non esiste. Ecco il bidet. Ma che... Vabbè, sì, potrebbe essere, dai, ci potremmo inventare che è un bidet. Ah, pure la pompa dell'acqua lì. Ma mi devo arrampicare fino lì? Vabbè, con questa casa. E la palma. No, la palma era bella. No. Aspetta che sei pure sfocata. Sei una foca sfocata. Ecco, guarda pure la faccia da foca. Mi guardo l'anguria sulla maglietta. Noi siamo stupende, siamo pronte per questa festa sulla spiaggia, perché poi questo scenario si presterebbe anche a fare i matrimoni. Avevamo anche trovato le fedi, gli anelli e tutto, però a noi non ci interessa niente, nessuno si deve sposare. Ci interessa farci i party privati. Perciò adesso, ragazzi, io farei una bellissima cosa. Allora, vieni Alissa, che gli ospiti non sono ancora arrivati, ci hanno dato tutti buca. Allora io direi di farci un party privato. Io mi mangio questo bel cioccolato extra fondente. Tu cosa vuoi? Marshmallow. Perfetto. E poi tu ti sei mangiata tutta la confezione. Sì, perché era edibile. Non è vero, si poteva aprire. Sì, però si poteva anche mangiare. Questa ciambella. Eccolo. Ok, bene, adesso che abbiamo mangiato, andiamo di qua, di qua, di qua, quello l'abbiamo già assaggiato, ci facciamo la nostra bella serata karaoke, che mi è piaciuta molto questa idea. Cosa posso cantare? Qual è la canzone del momento lì? Dolce vita. Qui c'è Alissa che suona, mi ha detto che la canzone del momento si chiama Dolce vita, deve essere una canzone molto dolce perché lei sta suonando questa musica molto dolce, sentite. Mm.
Dolce, dolce, dolce vita, mangio la pasta bella condita, tutto un piatto me lo magno, poi lancio il microfono e faccio il bagno. Splash! Ti è piaciuta? Sì. Fa così la canzone di Fedez? No. Ah, non fa così? Vabbè, allora me la devo andare a cercare. Ok, ragazzi, questo era il nuovo scenario, la nuova casa romantica sulla spiaggia, bellissima. Ve lo consigliamo come set perché ci sono dei mobili veramente belli. E Alice è stata molto brava ad arredarla. Adesso però, come avete notato, è diventata notte. Perciò noi adesso, come in Toca World, ce ne andiamo a nanna. Ciao!